I feel. Not just today, but today was a great team effort today again. This has been a tough series for us. They're a great team. They play great basketball and they play tough as well. Siamo stati una grande squadra, è una serie molto dura e comunque sia ci tocca di giocare con una squadra molto dura e che ha giocato molto bene. If we continue to play our style of basketball, which is physical, fast, rebounding and defense. We continue play doing these things very well, we have a chance to win against anybody. Se continueremo a giocare il nostro gioco fatto di fisicità, di velocità, di passaggi, di rimbalzi, come proprio una grande squadra, avremo la possibilità di vincere. We're happy for this result, but we know the series is not over. Reggio Emilia is one of the toughest places to play. And it's going to be a battle with him. We just have to be ready to play. Abbiamo portato a casa una partita molto importante, ma comunque non è ancora finita. La serie deve essere ancora completata. E Reggio Emilia non è un campo facile da giocare, è un campo duro e dovremo essere pronti per giocarci la prossima. Good job today, but what's happening in your opinion in the first match and the fourth match? It's very usual that you don't sign in the first and the fourth match. I just gotta take my time. I put a lot of pressure on myself to make sure that everybody is doing, has the right mentality, making sure everybody is in the right shape for to play in the playoffs. And I put a lot of pressure on myself, and sometimes I forget about myself. I have to go out there and play, and sometimes I forget that I can't be responsible for everybody. I have to be responsible for myself as well. Ricordiamoci sempre che si gioca un playoff e che comunque le responsabilità sono molte, c'è molta pressione, c'è molta pressione per esempio per prendere tiri e questa responsabilità, questa pressione tante volte si vuole specchiare su una prestazione. Comunque sia anche c'è pressione su di lui e su di lui per la squadra, per la squadra, ed è normale che possa esserci qualche prestazione leggermente più vaga rispetto agli altri. And today, I talked to the coach, and he told me, you are Phil Goss. And this really gave me some motivation, I think I forgot about myself a lot. And I put myself behind the team. I put the team first, and this is the first time in my career that I've actually done that. And now it's time for me to step up and still be the leader of the team and still go out there to help my team win, which is whether it's defense, scoring, or anything else the team needs. I don't care about scoring so much, I just want to win. This is the most important thing for me. This is why I came here with Cavani, and I want to win. And I've done everything as an individual in my career, and now it's time for me to win something, and this is most important to me. Appunto per questo tra virgolette essere in arrivo, sono me stesso. Il coach Calvani stamattina mi ha parlato, ci siamo parlati e mi ha ricordato, mi ha motivato dicendomi tu sei Phil Goss, e appunto mi ha ricordato le responsabilità che ci sono, mi ha anche detto comunque sia un giocatore arrivato a questo punto della sua carriera, a questa età, ha bisogno non solo di fare tiri, ma anche di passare, di prendersi utile alla squadra per portare la squadra poi a vincere, di fare il leader. Per me, per lui è la prima volta ed è arrivato il momento di essere maturo per poter vincere.